e effettivamente le sue opere lasciano emergere chiaramente la sua personalità. La sua personalità, il suo estro, la sua fantasia. E la professione di avvocato che lui svolgeva e che svolgo anch'io è una professione, bisogna dirla, abbastanza fredda, logica, quasi matematica. Eppure il suo estro, il suo essere artista, riusciva anche a esprimerlo nella professione, laddove c'era da affrontare una causa, qualcosa di impegnativo. Lui, anche se a prima vista la situazione poteva sembrare compromessa, riusciva in ogni caso col suo estro, con la sua fantasia, a affrontare il discorso sotto angolature diverse, e questo certamente era un quid, un qualcosa in più che lo distingueva rispetto agli altri colleghi. In ogni caso, è attraverso l'arte che veramente si tramandano i ricordi, e aveva detto giusto Carmelo prima, certamente, forse sicuramente, chi è artista ha il privilegio e la possibilità nel suo trapasso a un'altra vita di lasciare un ricordo migliore di quello che forse noi comuni mortali, mi ci metto io, possiamo lasciare. Diceva Pippo che Carmelo Coppolino Billè non ha pubblicato delle raccolte di poesie, pur avendo una mole straordinaria di poesie, però lui ha pubblicato un libro che è un'opera poetica. Il libro si chiama Mamma Assunta. Lui narra la storia di una signora vivente, Mamma Assunta, Assunta di Giorgio. La signora Assunta di Giorgio, però intesa come Mamma Assunta, e ne narra in maniera, come dire, come se le sofferenze di Mamma Assunta da bambina fino alla maturità fossero le stesse sofferenze di chi scrive, di Carmelo Coppolino Billè. Cioè, lui narra le sofferenze di questa signora e la tratta come una mamma, e nello stesso tempo, ecco l'arguzia, l'intelligenza di Carmelo Coppolino Billè. Lui, nel narrare la storia di questa donna straordinaria per le cose, non starò qua a dire quali cose, però una donna straordinaria, una donna che la gente ha imparato a chiamare Mamma Assunta, per la bontà d'animo, per il bene che ha fatto, per le profezie, si può dire, che riusciva a fare, per l'interesse per gli altri, per l'interesse per la vita e l'interesse per un bambino in particolare, che lei riconosce dopo averlo visto una volta, lo riconosce, questo bambino che stava in un brefotrofio, in un orfanotrofio, si chiamava Carmelo Coppolino Billè. E lui, nel narrare la storia di questa, ecco l'arguzia, la capacità narrativa, l'inventiva, la straordinarietà di saper narrare e di accattivarsi il lettore in maniera straordinaria, e che intanto che narra la vita di questa donna, i miracoli, si può dire, di questa donna, la bontà di questa donna, la grandezza d'animo di questa donna, figlia spirituale di Padre Pio, e era la portavoce di Padre Pio. Possiamo dire che Padre Pio faceva delle cose straordinarie tramite lei, non voglio dire miracoli, per carità, non voglio, ma dico, Padre Pio faceva delle cose straordinarie, era capace di fare delle cose straordinarie, e li poteva fare anche attraverso questa donna. E Carmelo, nel narrare la straordinarietà di questa donna, prima le sofferenze e poi le capacità di intervento, lui narrava la sua medesima, la sua personale vita, narra la sua vita da quando incontra da bambino questa donna, narra di quando la incontra per la seconda, per la terza, per la dodicesima volta, 12 volte mi pare, per la dodicesima volta, fin quando lui va con i bambini, sposato con i bambini da questa donna. E lui
praticamente riesce a narrare sì la donna, la straordinaria donna, ma narra la drammaticità della sua stessa vita, perché Carmelo Coppolino Billet, di cui noi parliamo come poeta, come uomo di spettacolo, perché a me ci piace dire che Carmelo Coppolino Billet, l'ultima sua cosa importante, ha fatto sì la presentazione del libro di Pippo, però la cosa di Pippo è una serata, presenta il libro là, ma lui ha interpretato la parte, nel mio film, la parte del cattivo, del deputato cattivo che aveva potere di vita e di morte su una città, un deputato cattivo, mafioso, che alla fine, lui per un anno starò qui a narrarvi la trama, ma alla fine è costretto a pentirsi, lo fanno pentire delle persone che non essendo possibile processarlo, perché nessuno, cioè tutti ne parlano, tutti sanno che è cattivo, che è mafioso, che è, ma nessuno ha le prove o nessuno vuole avere. Però si verificano delle cose, viene sequestrato e viene processato in segreto e gli fanno confessare davanti a una telecamera tutte le sue malefatte, i suoi complici, chi erano i mandanti, chi ha mandato gli omicidi, le persone, i vari mafiosi, tutto quello che lui aveva fatto di cattivo, di cose. Alla fine lui, che aveva fatto uccidere l'altra parte, diciamo, il personaggio importante, il personaggio buono del film, aveva fatto uccidere il maestro Giuseppe Longano, che parlava ai giovani per toglierli dalle grinfie della mafia, lui alla fine diventa il maestro Giuseppe Longano. E Carmelo Coppolino Billet in questo film subisce una metamorfosi straordinaria. E come ha fatto? Io non lo so, non ve lo so dire. Carmelo narra dei miracoli di Padre Pio, narra delle cose, ma il miracolo l'ha fatto lui, perché Carmelo Coppolino Billet faceva la chemioterapia. Lui faceva la chemioterapia ieri o avantieri, oggi non poteva girare perché era collassato, è vero, non dico, c'è la moglie, lui non ce la faceva stare all'impiede. Aspettavamo 2 giorni e noi sappiamo che i cigli come sono, bisogna fare dei cigli, e avevamo fretta di girare delle scene. Io avrei voluto girarle 2 volte da due posti diversi, da questa parte e da quella parte, per fare il montaggio poi molto veloce, molto molto, come dire, non statico. E ecco, però non è stato possibile, perché io non potevo approfittare di Carmelo. Però vi voglio dire questo, che Carmelo ha subito una metamorfosi straordinaria, ha interpretato il cattivo, il feroce assassino, il feroce, ed era feroce veramente, perché si è calato nella parte, nonostante il suo male, però mortello. E poi alla fine della sua confessione, quando lui diventa la sua vittima, lui parla davanti alla telecamera, l'ultimo messaggio è per i giovani, parla ai giovani: io non sono degno di parlare a voi giovani, però io sono il mandante, l'omicida del maestro Longano, e voglio dirvi quello che lui adesso vi direbbe. Lui diventa la sua vittima, lui parla e piange. Ragazzi, Carmelo ha pianto sul serio. Carmelo ha pianto, si è commosso, perché si è entrato nella parte di chi aveva fatto uccidere una santa persona, e lui si sente per... E Carmelo in quel momento diventa un altro, diventa quello che è lui veramente, quello che era lui veramente, diventa la persona sensibile, capace di commuoversi, capace di piangere. E Carmelo si vede nel film, piange. Perciò non abbiamo potuto realizzare delle riprese straordinarie, ripetere, eccetera, avere la migliore, poi no, ci siamo dovuti accontentare di quelle riprese, perché Carmelo era sofferente. Però vi voglio dire, Carmelo era felice, perché sapeva che io ero felice, che lo avevo voluto, perché in questo film io avevo voluto un pugno di amici. Mia moglie intanto dice: questo film è il tuo testamento culturale, politico, perché per giunta hai voluto delle persone a casa.
accanto c'era Giovanni, Giovanni ha fatto il kid, con il quale Carmelo gli dice: Esu, Esu, voi sapete che giocate a fare, a me hanno mandato a cercare queste cose, eh? Vai, vai! Praticamente senza dire andate a ammazzare loro, ecco. E mi ha lasciato l'impronta digitale sulla mia pistola. Qualcuno ha detto, ma come avete fatto a fare la parte del cattivo a lui che fa il felighetto? No, il ministro, ministro della chiesa. Ragazzi, in questo film ha recitato anche il sottoscritto, ha fatto una chicca, e anche padre Marco D'Arrigo. Padre Marco D'Arrigo e Ciccio Nania che faceva il medico e la faccia della Parisi che faceva la madre del ragazzo, mezz'ora di film, mezz'ora di... mamma mia, diciamo che io ho fatto recitare pure le pietre in questo film, sì, ha fatto recitare nonostante tutto. Tua ci siamo rabbattati poi nel montaggio, l'intenditore che intende può capire, però noi lo abbiamo detto. Ma tu l'hai visto? Abbiamo detto che questo film è stato girato senza grandi mezzi. 2 ore. E va visto come si vede un'opera teatrale, non cinematografica, perché è un pochino statica, io mi rendo conto, dovrei non fare grandi mezzi. Però ho detto, è questo, che bisogna accettarlo per quello che è, con attori dilettanti, con pochi mezzi, però si è riusciti a fare un'opera migliore. Tu l'hai visto? Oh no, Carmelo, Carmelo ha fatto una parte. Carmelo Coppolino, Carmelo Maimone. Sì, ma Carmelo Edoardo Maimone faceva il reporter televisivo, faceva il cameraman in questo film, faceva l'amico intimo del maestro Longano che erano stati sul fronte di guerra, uno come giornalista e uno come cameraman, e il figlio va a chiedere a lui, parlami di mio padre che io non l'ho potuto conoscere, stavo in collegio, e lui Carmelo, non vi dico quello che ha fatto. Comunque, andiamo avanti, qualcuno vuole suonare? Qualcuno vuole suonare? Al mondo, che abbiamo il piacere di dire che è nato a Barcellona verso il porto, vive a Milano, viene tutte le estate, viene spesso, anzi non solo l'estate, si chiama Emilio Isgro. Quest'uomo di cui vi parlo, che è scomparso, che se n'è andato, disgraziatamente assassinato, si chiama Ludovico Corrado. Ludovico Corrao, qualcuno potrebbe dire, ma chi è costui? Qualcuno che non ha letto i giornali di queste settimane, di quest'ultima settimana. Ebbene, io, così scherzando con un mio amico qua davanti, prima dicevo, non possiamo dilungarci molto a tediare questi pochi amici che sono venuti qua per l'amore della cultura, per amore dell'arte. E parlare di Ludovico Corrao mi è difficile, perché se parlassimo una settimana, Marcello correggimi se sbaglio, se parlassimo una settimana, un minuto dopo qualcuno direbbe non avete detto nulla dopo una settimana. Io però cercherò ineducatamente, dico così perché credo di essere poco rispettoso per un personaggio simile parlare così. E Ludovico Corrao è un uomo che veniva da giovane, dalle Agri, dalla militanza politica e sindacale delle Agri, era avvocato, e chi di voi ricorda, probabilmente abbiamo qualcuno di noi a una certa età e ricorda, il caso di Francesca Viola, una ragazza che è stata rapita, fuiuta diciamo,